Dopo 2 anni di Covid, con una guerra in corso che speriamo finisca il prima possibile, con la benzina alle stelle, con le bollette di luce e gas, il carrello della spesa fuori controllo, è il momento di tagliare le tasse, non di ipotizzare l'aumento di tasse sulla casa, sull'affitto o sui risparmi e i titoli di Stato. Quindi porteremo un'idea di sostegno alle famiglie e imprese e dal mio punto di vista un'idea anche di pace fiscale. Occorre rottamare milioni di cartelle esattoriali che stanno tornando a ripartire dopo il Covid, rischiano di gettare nella disperazione milioni di famiglie e milioni di imprese. Quindi ipotizzare di aumentare anche solo una tassa in questo momento storico è assolutamente sbagliato. Ma qua c'è tutto il centrodestra che ha la stessa posizione, che è maggioranza in commissione. Qua c'è la maggioranza del governo che dice: non ipotizziamo aumenti di tasse. Letta dovrebbe leggere i documenti che vota, perché se si leggono, si capiscono, poi si votano. Qua una revisione del catasto aggiornato ai livelli di mercato porta le case a valere di più e quindi gli italiani a pagare di più, e il passaggio al sistema duale significa eliminare tutte le aliquote marginali, quindi la tassazione sui bot al 12,5%, le cedolari sugli affitti, la stessa flat tax al 15% o al 5% per le nuove aziende. Non è il momento di ipotizzare aumenti di tasse, soprattutto su un bene che per gli italiani è sacro come la casa. Quindi invito Letta a rispondere nel merito, non a far polemica, perché non ci interessa far polemica. Ipotizzando che domani è arrivato un accordo con Draghi e Draghi presenterà il testo con un... Ma perché lei deve sempre ipotizzare le cose negative? C'è il sole, è una bella giornata, quindi io sono ottimista. Se il testo arriverà con la fiducia in aula, cosa... Ma noi lavoriamo per eliminare i problemi, non per crearli.